Svolgiamo questo problema del libro Amaldi, una macchina termica reversibile, altrimenti non potremmo disegnare le trasformazioni come linee, come tratti continui, formati da infiniti punti che sono gli stati di equilibrio. Il ciclo termodinamico è composto da una adiabatica, una isobara e una isocora. Il gas è un gas per effetto biatomico, quindi l'indice adiabatico 1,40, una mole e mezza. Conosciamo pressione e volume in C e quindi anche in B, e praticamente la pressione è un'atmosfera, mentre il volume in C è praticamente 33,7 litri. La pressione in A è più alta, è quasi 3 atmosfere. Piccola osservazione: di solito i cicli termodinamici si fanno partire dallo stato più alto, cioè a maggiore temperatura, ma in realtà è forse più logico immaginare che il ciclo parta da qua, dal punto C, perché il gas qua riceve del calore, in modo da aumentare la sua pressione e la sua temperatura nel corso dell'isocora. Una volta che è bello carico di pressione e temperatura, lo si fa espandere per ottenere il lavoro motore. La fase AB è la fase attiva, dopodiché arriva la fase di compressione per riportare il gas al volume iniziale, e in questa fase il gas cede una parte del calore che aveva preso. In questo caso l'aveva preso durante il riscaldamento isocoro. E come sempre, quando il gas viene compresso per riportarlo al volume iniziale, lo si fa quando la sua pressione è bassa, così da spendere poco lavoro dall'esterno. Sicuramente meno lavoro rispetto a quello che il gas ci ha dato durante l'espansione, che è avvenuta a pressione più alta. Quindi, come al solito, un ciclo percorso in senso orario è un motore termodinamico che converte in lavoro una parte del calore assorbito. Dunque, per concludere l'analisi degli scambi di calore, abbiamo calore assorbito nell'isocora di riscaldamento. Poi non ci sono scambi di calore durante l'adiabatica, però lì il gas compie lavoro. E poi abbiamo una parte del calore assorbito durante l'isocora che viene ceduta durante l'isobara di compressione. Immaginando per esempio 100 joule di calore assorbiti durante l'isocora, e per esempio 60 joule di calore ceduti durante l'isobara, il lavoro compiuto, che poi è l'area del ciclo, l'area del loop, sarà 100 meno 60, sarà 40 joule. E quindi potremmo dire che il rendimento di questa macchina termica sarà, nell'esempio appena inventato, sarà del 40%. Il rendimento sarà l'ultima domanda del problema. Il rendimento di questa macchina termica è anche del ciclo di Carnot, che opera fra la stessa temperatura massima e minima, cioè fra TA e TC. Andiamo per ordine e calcoliamo le tre temperature nei tre stati ABC, e poi il calore assorbito nel ciclo, o il calore netto, che poi sarà anche il lavoro compiuto. La temperatura nello stato A si può trovare subito dall'equazione di stato dei gas perfetti. Infatti abbiamo tutto in A tranne la temperatura. La pressione infatti è 2,96 per 10 alla quinta Pascal. Il volume in A è come quello in C, quindi 3,37 per 10 alla meno 2 metri cubi. E abbiamo anche le moli, una mole e mezza, perciò con la formula inversa ricaviamo 800 Kelvin. A questo punto possiamo trovare subito la temperatura in C utilizzando la legge di trasformazione dell'isocora, che è la seconda legge di Gay-Lussac. In questa legge, siccome il volume rimane costante, compaiono solo pressione e temperatura, il rapporto P su T è costante. Del resto era logico, perché all'aumentare della temperatura aumenta anche la pressione del gas in modo proporzionale alla temperatura assoluta in Kelvin. L'unica incognita è la temperatura in C, perché abbiamo la pressione in A, eccola, è data anche la pressione in C, che era un'atmosfera, e la temperatura in A l'abbiamo appena calcolata. Quindi la temperatura in C, con la formula inversa, troviamo 273 Kelvin, valore ragionevole perché è minore della temperatura in A, che era 800 Kelvin. Giustamente TC minore di TA in accordo con il grafico. Ci manca adesso la temperatura in B. Si può trovare attraverso l'adiabatica, la legge di trasformazione P per V alla gamma uguale costante, partendo dallo stato A e aggiungendo in B. In questa equazione della diabatica l'unica incognita è il volume B. Infatti in A abbiamo tutto, e la pressione in B è uguale alla pressione in C, quindi un'atmosfera. Quindi prima ricaviamo il volume estraendo la radice di indice gamma da questa relazione, e troviamo praticamente 72,6 litri, che è ragionevole perché giustamente questo volume B è maggiore del volume di A e di C, che era 33,7 litri.
Una volta trovato il volume B, a questo punto con l'equazione di stato dei gas perfetti applicata nello stato B, possiamo ricavare la temperatura di B, che risulta 588 Kelvin. Anche questo valore è ragionevole perché si colloca tra la temperatura in A e quella in C. Quella in A era 800 Kelvin e quella in C 273 Kelvin. Ora passiamo a calcolare il calore assorbito nel ciclo. Come detto all'inizio, il gas non scambia calore durante l'adiabatica, cede calore durante l'isobara di compressione e acquista calore invece durante l'isocora di riscaldamento. Applichiamo quindi il primo principio della termodinamica sia all'isobara che all'isocora. Cominciamo dall'isobara, il calore è scambiato uguale al lavoro più la variazione di energia interna. Il lavoro compiuto dal gas in realtà è un lavoro resistente, negativo, perché il gas viene compresso e possiamo calcolarlo facilmente con l'area del rettangolo sotto l'isobara, che poi è anche la formula per calcolare il lavoro compiuto dal gas in un'isobara, cioè pressione per variazione di volume. La pressione la conosciamo, è un'atmosfera. La variazione di volume la possiamo facilmente calcolare perché prima avevamo calcolato il volume nello stato B. Ed era risultato 72,6 litri. Quindi bisogna fare questi 72,6 litri meno i 33,7 litri, veramente il contrario, 33,7 litri meno 72,6 litri perché lo stato finale è lo stato C. Ed è per questo motivo che il lavoro BC del gas durante l'isobara viene negativo, meno 3,9 kJ. Il risultato viene espresso in joule perché i volumi sono espressi in metri cubi e la pressione in pascal. Così abbiamo calcolato il lavoro compiuto, anzi subito dal gas durante l'isobara. Adesso calcoliamo la variazione della sua energia interna, poi li sommiamo e calcoliamo quindi il calore che il gas cede durante l'isobara. La variazione di energia interna tra B e C è negativa perché il gas si raffredda e scende di temperatura. E la formula per calcolare delta U, come sappiamo, è un mezzo le moli R, i gradi di libertà, qui li ho indicati con GL, per la variazione di temperatura che è negativa, quindi ho messo il modulo e il segno meno davanti. Questa variazione di temperatura è 273 Kelvin meno 588 Kelvin calcolato prima. I gradi di libertà sono 5 perché il gas è biatomico, le moli 1,5, il risultato negativo, quindi una diminuzione di energia interna meno 9,8 kJ. Sommiamo quindi questi 9,8 kJ negativi con gli altri 3,9 kJ negativi del lavoro per trovare il calore ceduto dal gas nell'isobara. La somma di questi due valori è meno 13,7 kJ. In realtà c'era un modo più rapido per calcolare il calore ceduto dal gas durante l'isobara, e era quello di utilizzare il calore specifico molare a pressione costante. Infatti, in un'isobara, il calore scambiato dal gas con l'ambiente esterno è dato dal numero delle moli per questo calore specifico a pressione costante molare per la variazione di temperatura. Infatti, il calore specifico molare a pressione costante si riferisce al calore che scambia il gas nel caso in cui ne sia una mole e la variazione di temperatura 1 grado, ma qui abbiamo una mole e mezzo e diversi gradi. E infine il calore specifico molare a pressione costante lo possiamo calcolare da quello a volume costante sommando R, e quello a volume costante è 1 mezzo per i gradi di libertà per R. Alla fine avremmo ottenuto esattamente lo stesso risultato del calore scambiato dal gas nell'isobara. Infine passiamo al riscaldamento isocoro, dobbiamo calcolare il calore assorbito dal gas. Applichiamo di nuovo il primo principio, ma stavolta il lavoro è zero perché il gas non si espande né si comprime. Perciò basterà calcolare la variazione di energia interna. Con la stessa formula di prima, 1/2 le moli R i gradi di libertà che sono 5 e l'aumento di temperatura da C ad A, cioè da 273 Kelvin fino a 800 Kelvin. Il risultato è 16,4 kJ positivi, perché l'energia interna aumenta come conseguenza anche dell'assorbimento di calore. Anche in questo caso potevamo evitare di utilizzare il primo principio della termodinamica per calcolare il calore assorbito durante l'isocora. Bastava applicare la formula con il calore specifico molare a volume costante e avremmo ottenuto lo stesso risultato. A questo punto possiamo calcolare il calore netto scambiato dal gas nell'intero ciclo, che è la somma dei tre scambi di calore. Durante l'adiabatica non scambia calore,
Durante la compressione isobara il gas eccede 9,8 kJ di calore, durante il riscaldamento isocoro il gas assorbe 16,4 kJ di calore, quindi basta fare la differenza fra questi due numeri. Anzi no, ho sbagliato, durante la compressione isobara il gas cede non 9,8 ma 13,7 kJ di calore, quindi bisogna fare 16,4 meno 13,7 kJ. E così si trova il calore netto scambiato dal gas nell'intero ciclo, 2,7 kJ, un calore positivo, perché il calore ceduto durante l'isobara è minore di quello assorbito nell'isocora. E questi 2,7 kJ, che sono il bilancio netto di calore, sono anche il lavoro motore che il gas compie nel corso dell'intero ciclo. Perciò il gas assorbe 16,4 kJ di calore, ma soltanto 2,7 kJ li converte in lavoro meccanico utile. Gli altri 13,7 li scarica e li spreca durante l'isobara. Quindi possiamo calcolare, anche se non è richiesto, il rendimento del nostro ciclo termodinamico, che possiamo definire come il rapporto tra il lavoro prodotto nel ciclo 2,7 kJ rispetto al calore assorbito durante l'isocora di riscaldamento, 16,4 kJ. È un rendimento abbastanza basso, 16,5%. Vediamo quale sarebbe il rendimento della macchina di Carnot che opera fra le stesse due temperature massima e minima, cioè 800 Kelvin e 273 Kelvin. Nel caso di Carnot possiamo calcolare il rendimento con la solita formula 1 meno temperatura fredda diviso temperatura calda e abbiamo quasi il 66%. E quindi il rendimento del nostro ciclo termodinamico ABC è molto minore del rendimento della macchina di Carnot che opera fra le stesse due temperature estreme. Questo dimostra che il ciclo di Carnot è più efficiente di tutti gli altri cicli che operano fra le stesse temperature date, in questo caso 273 e 800 Kelvin. Quindi, date due temperature, i cicli che massimizzano il rendimento sono quello di Carnot e quello di Stirling, che ha lo stesso rendimento di Carnot. Gli altri cicli termodinamici, come questo, invece hanno un rendimento inferiore, pur essendo macchine reversibili. Ma il problema è che questi cicli scambiano calore non solo con le due sorgenti estreme, cioè TA e TC, ma anche con sorgenti e termostati intermedi. Infatti dobbiamo immaginare che durante il riscaldamento isocoro il gas sia messo in contatto con un'infinità di termostati e di sorgenti progressivamente a temperature crescenti, con un'infinità di contatti infinitesimali, e lo stesso durante il raffreddamento isobaro. Il gas viene posto in contatto con un'infinità di sorgenti a temperature progressivamente decrescenti, realizzando contatti brevissimi, infinitesimali, in ciascuno dei quali scambia una minima, quindi cede una minima quantità di calore. Solo Carnot e Stirling non scambiano calore con altre sorgenti. In realtà Stirling sì, ma abbiamo visto che il calore assorbito il calore ceduto nelle due isocore di Stirling, questi due calori sono uguali opposti e si eliminano. Quindi è come se Stirling scambiasse calore soltanto durante le due isoterme alle due temperature estreme. Quindi, in conclusione, il ciclo di Carnot che scambia calore con due sorgenti sole è più efficiente degli altri cicli, anche reversibili, che scambiano calore con più di due sorgenti come il nostro ciclo ABC. Infatti il nostro ciclo ABC non opera fra due sole sorgenti, l'abbiamo appena detto, scambia calore con un'infinità di sorgenti, anche intermedie, e per lui non vale il teorema di Carnot, malgrado sia reversibile, il suo rendimento non è quello di Carnot, cioè non è il quasi 66%, ma è solo il 16,5%. È scritto anche qua, il ciclo ABC non opera fra due sole sorgenti, ma attraverso un'infinità di temperature intermedie in ognuna delle sue tre trasformazioni, in realtà due, perché durante l'adiabatica non scambia calore. Gli scambi di calore non avvengono con due sole sorgenti, ma avvengono con un'infinità di termostati, sia il riscaldamento che il raffreddamento. Infine, le ultime due osservazioni, una l'abbiamo fatta all'inizio, ABC è un ciclo reversibile, i tre tratti sono ben definiti sul grafico, tratti continui, costituiti da un'infinità di puntini vicini, ogni puntino è uno stato del gas d'equilibrio, gas che in ogni istante è in equilibrio con l'esterno, trasformazioni reversibili. Ultima osservazione già fatta, in ciascun ciclo, quindi in ogni ripetizione, il nostro gas assorbe questi joule di calore e li trasforma in lavoro. Infatti il calore assorbito in un ciclo
cioè 2,7 kJ, uguale al lavoro compiuto in un ciclo, perché la variazione di energia interna è sempre zero al termine del ciclo, perché il gas ritorna nello stato iniziale e la sua energia interna torna ad assumere lo stesso valore che aveva all'inizio.